Enrico Cauda, Cascina Fornace, benvenuto a questa edizione virtuale di Vini Veri Assisi 2021. Enrico, quali etichette avresti portato e quali annate al banco d'assaggio? Allora, avrei portato quattro etichette che sarebbero state Desaia 2016, che è un Roero Arneis con un pochino di macerazione sulle bucce, come facciamo noi normalmente con l'Arneis. Avrei portato un Roero Rosso, quindi 100% Nebbiolo 2017, che si chiama Valdovato. Avrei portato Visca, che è un nostro nebbiolo, un vino rosso 100% nebbiolo, ma con un'accezione più incentrata sulla facilità di beva in bottiglia da litro. E avrei portato una riserva di Roero 2015 da singola vigna che si chiama Sereia. Perfetto, benissimo. Ascolta Enrico, hai un aneddoto da raccontarci sulla tua storia di vignaiolo, su un'annata, di riferimento, qualcosa che ti venga in mente? Allora, ma non lo so, un aneddoto, ci ho pensato un po', siccome sapevo che più o meno la domanda sarebbe stata questa, un aneddoto in realtà non mi è venuto in mente, però posso raccontare brevissimamente la nostra storia, che è la storia di un'azienda che è nata da pochi anni, diciamo il 2011 è stata la prima annata che abbiamo vinificato. Siamo partiti da zero, nel senso che non avevamo famiglia di produttori, avevamo fortuna di avere un pochino di vigna di famiglia, non avevamo la cantina. Io facevo un lavoro completamente diverso dall'attuale. A un certo punto ci siamo un po' guardati negli occhi io e mio fratello, il quale al tempo stava studiando alla scuola enologica. Siccome avevamo una passione comune che era il vino, ma più ancora la vita all'aria aperta, l'agricoltura, la passione per l'ecologia, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo iniziato pian pianino a produrre un po' di vino per arrivare alle attuali circa 20.000 bottiglie. Bene, benissimo. Allora, ti ringraziamo molto per aver partecipato e speriamo di vederci a Cerea a giugno. Me lo auguro con tutto il cuore, grazie mille a voi, è stato un Grazie. piacere e mi scuso per il ritardo. Tranquillo, grazie mille. Grazie, buon lavoro, grazie.